ragazzi, è passato un anno, eh. Cosa dite? Lo facciamo sto scherzo a mio fratello o no? Mario, proprio un anno fa, aveva subito uno scherzo per il quale aveva dato di matto. Mario, li uccido, figa. Mario, li uccido, te lo giuro. La macchina. Ma che avete riscato? Il nostro complice era Enoch, suo fratello, che alla fine della sceneggiata aveva ricevuto questa minaccia. Ma te faccio piangere, non te l'avevo promesso, dai. Anche io te lo promesso. Posso farlo anch'io, allora? No, ormai. Beh, la vendetta è un piatto che va servito freddo. E così una settimana fa Mario ci manda questo messaggio vocale. Ragazzi, ascoltate, ho scoperto che mio fratello vuole vendere la macchina e conosco il concessionario dove ha lasciato la macchina per metterla in vendita. Quindi se volete uno scherzo si può fare. Fatemi sapere. Mi raccomando, deve farli incazzare troppo. Ricevuto il messaggio di Mario, ci mettiamo subito in auto e ci presentiamo al concessionario. Ciao, c'è Pasquale? Sì, sto lavorando. Pasquale? Sì. Ciao, Sebastian Gazzarini delle Iene. Le Iene? Sì, non ti preoccupare, non è successo niente. Preso con me. E allora, noi sappiamo che Enoch, il fratello di Mario Balotelli, sta cercando di vendere la macchina. Ok, sì, sì, ce l'ho qua io da vendere. Ecco. Spieghiamo a Pasquale che abbiamo noi il compratore giusto per la macchina di Enoch. Tu non devi dire assolutamente niente quello a Enoch. Ma sicuro, mi avete fatto prendere uno spavento. Allora ci stai? Certo, alla grandissima. Okay. Pasquale accetta di farci da complice e fissa un appuntamento per l'acquisto della macchina. Poi, la sera prima del giorno fatidico, Mario chiama il fratello, dicendogli che l'indomani ha intenzione di andare da Pasquale con il suo amico Ale per oscurare i vetri della macchina, fingendo di non sapere che anche Enoch sarà là. Ale dice che secondo lui Pasquale me li fa al momento, quindi ti chiamavo a te prima di chiamare Pasquale. Perché... No, non so, non voglio responsabilità, quindi preferisco che voglio fare. Ma responsabilità di chi? Ma che cazzo te ne frega a te? Vado io, che cazzo dai, ci sei tu? Non ci sei tu, quindi che cazzo vuoi? Io devo andarlo anch'io. Come cazzo vai a fare su a Pasquale ancora? No, devo fare una cosa. Una cosa cosa, Enoch? Devo fare una cosa? Oh, ma porca troia, ma sempre una cosa... Cos'è che devi fare? Non posso dirlo. Ma cosa vuol dire non puoi dirlo? Te lo dirò di persona, altrimenti non posso dirlo. Enoch non vuole che Mario sappia del suo affare e infatti appena messo giù il telefono chiama Ale, suo amico ma nostro complice, per dirgli di non parlare. Perché anche tutta madre, non voglio fare la macchina, non voglio che nessun cazzo niente, non voglio cazzo niente. Mario gli manda un ultimo messaggio. Oh, ma io non so perché tu devi sempre nascondere le cose, Enoch. Ti fidi di più degli altri che di me che sono tuo fratello, tu sei proprio scemo, te lo giuro. Comunque fai come cazzo vuoi e spero che non faccia cazzate perché lo sai che stavolta spacco la testa. No? Con questa pressione sulle spalle, il giorno dopo Enoch arriva da Pasquale accompagnato da due suoi amici, nostri complici. Fratello, ce l'abbiamo fatta, amica! Finalmente, cazzo! Enoch è al settimo cielo. Finalmente ha trovato qualcuno che compra la sua macchina. Quello che però non sa è che quel qualcuno è Fausto Morabito, detto O Mostra. Eccolo che arriva accompagnato da un'enorme guardia del corpo. Beh, dalle facce sembra che i ragazzi non si aspettassero due compratori che sembrano usciti da Gomorra. Buongiorno. Buongiorno. Sono venuto per la macchina. Salve, piacere. Scusi, la stavo un po'... C'è un po' che casino però? Sì, sì. Vabbè, entriamo così almeno facciamo chiacchiere. Questa la guardiamo dopo? Sì, sì. Per concludere l'affare con maggiore discrezione, il gruppo si sposta nell'ufficio di Pasquale. Voi siete il fratello di Mario? Sì. Va bene. Si siede pure. No, sto parlando. Un rabbito. Un rabbito. No, lasciamo stare. Non mi occupate. O Mostra impedisce a Enoch di toccare il suo bodyguard e passa subito al sodo. Noi paghiamo contante, tenimi rinare. Allora. Qua. Tira fuori, ma ti sono abituata così. Non li possiamo più accettare contanti perché preferiamo un assegno qualcosa perché è un po' troppo un casino. Ah. Sono sincero. Non vi piacciono i soldi nostri? Non è un problema. No, vabbè. Facciamo un pezzo di carta, volete l'assegno? Va bene, facciamo i documenti e tutto. Andiamo. Pattuito il metodo di pagamento, il gruppo si deve trasferire in una scuola guida per il passaggio di proprietà. O Mostra approfitterà del tragitto per provare la macchina. Enoch e il suo amico li seguiranno con un'auto sostitutiva sulla quale abbiamo nascosto una telecamera. Enoch confessa che O Mostra e il suo scagnozzo non gli hanno fatto una bellissima impressione. Questi non sono affidabili però. Eh beh, no, non sono affidabili, sono così, cioè
basta che fanno le cose fatte bene, non c'è nessun problema. Perché nessuno va con loro in macchina? Si scappano via? Che famo? Cinque scemi siamo. Ma che cazzo dici? Scappano via, oh. Che brutte facce, Ale. No, se ne frega, basta che ti pagano e basta. Cosa sarà questo qua per te? Mezzo mafioso sarà. Fatta, va in giro con lo scagnolo. Ho visto quanto cazzo è grosso quello lì. Ti giuro, io all'inizio ho avuto paura perché ho detto non sarà. Vabbè, all'inizio, vabbè, anche io all'inizio ho detto non ci credo che siano questi. No, io gli ho dato la mano a quello lì grosso. Il tipo fa no, allora non dagli la mano. Dagli la mano. Schiacca un po' addosso. Cagato addosso, sì, però dico, io un po' sì. E ci credo che ti sei cagato addosso. Stai vendendo la macchina a un mostro. Ma non c'è tempo per queste paure. La combriccola è arrivata nella scuola guida dove verrà effettuato il trapasso del veicolo. Buongiorno. Oh, buongiorno. Amico di Pasquale? Sì, sono io. Dario? Ciao Dario. Oh mostro è soddisfatto dell'acquisto. Comunque la macchina va bene. Non l'ho mai usata, è tutta parcheggiata. Dopo aver firmato tutti i documenti, finalmente si passa al pagamento. 17,8 giusto? 18,7. 18,7. Io sempre ci ho provato, 17,8 mi piaceva di più, però Ne ho messo 17. Ah, quasi facciamo 17,8. No, oh mostro. Enoch non lo freghi con questi giochetti. Posso scusare? Come no? Ale ed Enoch controllano l'assegno. Sono dovrà fare le fotocopie. Poi è il turno del proprietario dell'agenzia, il quale finge di telefonare in banca per verificare se è coperto. Ok, abbiamo avuto la conferma. A posto. Bene, l'assegno è coperto. Enoch può stare tranquillo. Peccato però che a questo punto scatta la nostra trappola. Il titolare dell'agenzia, nostro complice, scambia l'assegno da 18.700 euro con uno da 18,70 euro e lo consegna a Enoch. Abbiamo finito? Non abbiamo finito, io adesso faccio subito la trasmissione, siamo a posto, bene? È stato un piacere, stato quando viene a Napoli, ospite mio, grazie. Va bene? Ma appena uscito, Enoch viene preso da un dubbio e torna indietro ancora diffidente. Quindi è tutto a posto? A posto. Ed è solo quando di nuovo si siede in macchina che può tirare un bel sospiro di sollievo. Nel frattempo, il proprietario dell'autoscuola chiude le serrande e si dilegua. È a questo punto che in macchina si consuma il primo dramma. Non lo fanno attraversare. Non... Kamadosca, il gatto nero, pezzo. No, non lo attraversare! Il gatto nella giornata di merda. Sei un figlio di puttana. La giornata di merda. Perché, Ale? Ma i riti scaramantici di Enoch non sembrano funzionare, perché subito dopo, mentre controlla se l'assegno è a posto, oh, no, 18 euro, Come 18 euro? No, aspetta un attimo, 18 euro ha firmato questo? Eh sì, signori, Enoch ha venduto la sua macchina per 18,70 euro. Ragazzi, andiamo a presto. Non ci credo, Enoch. La porto due! No! Quante... Cioè, questo qua ti è inculato, No, oh, veloce. Ma dov'è Pasquale? No, no, aspetta un attimo, no, ti è inculato, No, aspetta. Pasqua! Aspetta un attimo, Pasqua! No, devi dirglielo, dillo. Ma porco due, Pasquale! No, aspetta un attimo, Pasquale, ha firmato 18 euro questo qui, 18 euro! Pasquale! Oh, te l'ho detto lontano un miglio che quelli non mi piacevano, lontano un miglio! Tu sei un coglione, ti ho detto guarda! Guarda lì, che cazzo ne sei io! Porco due! E così i tre salgono in macchina per correre di nuovo alla scuola guida. 18 euro, cioè sto qua ti ha inculato la macchina più... Sto male. Ma è colpa di... Io Ale non lo so, io ho visto 18, ma che cazzo... Ho capito, no, però pure tu devi guardarti... Non lo so, non ho mai visto una roba del genere! 18.000, 18 euro! Se ne so, non ho mai fatto una roba del genere! Porco! Zio cane! Non ho mai visto una roba del genere, non sono capace! Non lo so!
zero ne so. Sapevo io, guarda, lo sapevo, figlio, lo sapevo, guarda. Io non ne so, non 18, cioè tu hai preso 18 euro di quella macchina lì, ti rendi conto? Io non lo so, non lo so! Non mi guardare così! Non lo so! Porca troia! Devo venire Pasquale! Zio cane! Io non ne so di sta roba qua! Non lo so l'assegno, non lo so! Non ho mai fatto un assegno nella mia vita! Zio porco! Ti rendi conto? Porco due, zio cane! Zio cane! Zio cane, zio cane! Porco, Pasquale di figa! Doveva venire lui, porco due, mi ha fatto prendere un'inculata, figa! Lo ammazzo, figa, lo ammazzo! Ale, non è colpa mia, io non lo so, non lo so! Ok, va bene, non è colpa tua il cazzo, però, perché è un po' anche colpa tua! Non è colpa mia, non lo so! Ve l'ho detto dall'inizio! È uguale a me! Non lo so, sei stato con me quando ha firmato tutto, eh! Figa, oh. Ma io ti ho detto, Ale, quando no, esco, non lo aspetta. So, non lo so, per me poteva scrivere 18, che cazzo ne so, non lo so, non me ne intendo. 18. Non lo sa, Enoch non sa distinguere 18.000 euro da 18 euro. No, preso di culo. Ma non ne so niente, io non ne so niente. Figa, siete venuti con me, spariti tutti. Che cazzo ne so io, figa. Porca troia, che cazzo ne so io. Non ho mai fatto un assegno nella mia vita, figa. 18 euro, che cazzo ne so io. Ma forse non gli è ancora chiaro il concetto. Cos'è che ha scritto 18 euro? 18 euro? Tu vai in banca, ti danno 18 euro? È in questo istante che Enoch assume le sembianze di un noto dipinto. Poi esprime quello che l'urlo di Munch direbbe se avesse il dono della parola. Ho preso l'inculato, porca troia, 18 euro. Ho preso un'inculata, porca troia, 18 euro. Stai là, dove cazzo vai? Sono uscito un secondo, un secondo. Ma neanche guardato tu l'assegno. Hai visto cosa ha fatto? Ne avrà fatti due e l'ha cambiato. Porto due, zio cane. Una volta arrivato davanti all'autoscuola, Enoch scopre un'altra amara verità. È andato via quello dell'autoscuola. È andato via quello dell'autoscuola. Eh sì, l'autoscuola è chiusa. È chiuso. Io spacco tutto. Certo, avrà tenuto solo aperto per fare un piacere a lui. Io spacco tutto, ragazzi. Zio cane! Enoch continua a urlare come un pazzo. Zio cane! Poi se la prende con un passante. Che ti guardi, porco due? Zio cane! In quattro eravamo, ci siamo fatti fregare! Zio cane! Ma Enoch ha un'altra preoccupazione. Praticamente è peggio, 18 euro hai preso. E così come un mantra, dopo zio cane ripete: Mi sono fatto fregare. Porca di quella puttana. Mi sono fatto fregare. Muoviti. Pure quel gatto nero di merda che ci ha attraversato la strada, oh. È incredibile, figa. Una volta tornato in concessionaria, Enoch si ritira in meditazione nell'ufficio. Zio cane, mi sono fidato di questi, zio porco, mi sono fidato, porco, due, zio cane, zio porco, mi sono fidato di questi, zio porco, spacco tutto adesso, zio cane, mi sono fidato di questi, zio cane, sono un coglione, sono porco, due, sono un coglione, ma il suo già amore, che sarà già a Roma, sarà già, porco, due, zio cane, porco, due, Mi sono fatto fregare. 18 euro ho preso, 18 euro. Preso in culo, ragazzi. Eh sì, caro Enoch, è dura da credere, ma per te il peggio sta per arrivare a bordo di una fiammante Ferrari gialla. E come l'avrà presa Enoch? Nel frattempo Mario viene informato della truffa subita dal fratello. Ho guardato lui, io sono uscito un attimo. Bravo, tu sei nuovo. Testa di cazzo, completa testa di cazzo.
completa, sei un coglione, ridi, ridi a sua amica, coglione. 18 euro, questo te la tiro dietro per sempre, ma ti lo giuro per sempre. 18 euro per una macchina, ragazzi, ma quello è giusto così, perché tu a fare i segreti, sei un coglione, tio, a fare i segreti del cazzo. Mi sta chiamando coso? Pasquale, per evitare che Enoch chiami i carabinieri, finge di aver avvisato lui la polizia. Nel frattempo, il fratello di Mario cerca di spiegare l'accaduto all'amico inglese di Balotelli. E anche la madre gli ha. Pasquale scoppia a ridere per l'assurdo inglese di Enoch, che non la prende bene. Coglione, c'è un coglione. Sì. Ma se è giusto che tu non mi dica le cose ed è giusto che succeda questa roba qua. È giusto, eh no? È giusto? E sì, è giusto? Ma sì, vai via! Ah, ma via! È più alto di quello che fai da solo, ogni volta. Vai via! Coglione di merda. Ogni volta fa un casino, ti rendi conto? Non sei un uomo, sei un bambino di figa. Ma Mario non è ancora soddisfatto. Continua a girare il coltello nella piaga. Io non so se tu sei pratico con i check. Sei pratico? Quando ti danno, leggi i numeri. Ragazzi, ma avete letto i numeri o no? Devi leggere 18.000. Li ha letti, però dopo si vede che l'ha cambiato. Siamo i carabinieri, vado a casa, tranquillo. Hai letto, ma che cazzo chiamano i carabinieri? No, ormai questo qua c'è andato. Poi, non contento, decide di consegnare a suo fratello un premio. Minchia! Aspetta, no, perché hai vinto. Tieni, questa è la tua. Dai, Mario, pure te. Oggi hai vinto, testa di cazzo. Oggi hai vinto. Mario, in una situazione di totale caos, Mario si mette a palleggiare come se nulla fosse. Ma anche questa è solo l'ennesima provocazione verso suo fratello. No, gli ha tirato una pallonata in testa. Mario non riesce a trattenere le risa. Ora intanto facciamo arrivare un nostro attore che si finge un poliziotto in borghese. Dentro l'ufficio i due fratelli continuano a pizzicarsi. La gente ha il difficilissimo compito di portare la calma in famiglia. Allora andiamo in questura. Ne parliamo. Ma mollami, non toccare, dai. In un attimo il poliziotto viene investito dall'uragano Enoch in piena tempesta. Andiamo in questura, l'interrogariamo. Mario è costretto a sedare la rabbia del fratello. Ma il poliziotto, sti cazzo, calmati! Vai! Andiamo a costura, ho la macchina qui! Ma il cosa? No, zio cane poliziotto! Fate buoni! In questo clima di follia, una volta tornata la calma, è la gente a girare il coltello nella piaga. Tu hai venduto la macchina? La macchina a 18 euro, ma a 18 euro! Ma chi è quel coglione che l'ha venduta a 18 euro? No, preso in giro pure da un poliziotto. Enoch è in lacrime e Mario qui si impietosisce. No, ascolta, dai, no, così no. Dai. Cioè, così no. Dai, però dai, c'è tranquillo, una gente. Tranquillo. Dai. Questo è il segnale che la vendetta è compiuta. Ma c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire. Chi è questo? Enoch non capisce molto, impazzisce di nuovo e tenta di fronteggiare Wolstr con un telecomando. Per noi è il momento di intervenire. È tutto uno scherzo delle Iene, eh? Non è male una macchina di 18 euro, ragazzi. Sei un bastardo, no. 18 euro. Io te lo giuro, ti prendo come banchiere per i miei prossimi investimenti, te lo giuro. Ma si può ricevere un assegno e non leggere che sono 18 euro? Ma perché non ho capito che era uno scherzo, zio cane? Ma perché? No, mi sono fatto fregare, ragazzi. Ti ho fregato io, no? Ti ho preso quelli come me, eh?